piccola di quella di prima, però sembra un bel pezzo. Piccola, queste si lasciano crescere, non ci sono queste. Certo, se evitavi di spruzzare il nero era anche meglio. Seppioni no. Come pulire la seppia? Allora, diamo una sciacquata e gli leviamo tutto il nero. Qua c'è la seppia. Mettete al contrario, da qua con una forbice tenete in alto e aprite fino alla fine, si apre in due, così. Questa che vedete qua, questa è la sacca del nero. Se ci fate caso, guardate, lo vedete, c'ha un tubicino che arriva fino a qua, questo. Se voi con due dita prendete questo e lo tirate facendo così piano piano, guardate, piano piano, e qua c'è la sacca del nero. Poi levate tutto l'interno. La girate. Nella parte della testa c'è questa punta qua. Con una forbice tagliate. Spingete da sotto. E questa esce da sotto. Così è come si puliscono le seppie. Poi la pulite interno, gli levate la bocca che sta in mezzo ai tentacoli, qua, così, i due occhi, ed è finita. Altra seppia, qua, sacca del nero, tubicino che collega fino a qua. Prendete il tubicino con due dita, tenetelo forte, fate così, e lui esce. Sono enormi queste sacche, sono enormi. Fatto. E qui abbiamo le tre seppie pulite e il nero. E ora passiamo a cucinarle. Una pentola, prendiamo della cipolletta, qua ci sono le seppie, ora trituriamo tutto. Abbiamo tritato la cipolla e fatto a pezzi le seppie. Una pentola con un po' di olio, ho fatto rosolare la cipolla e ora gli ho messo tutti i pezzettini di seppia. E facciamo rosolare un po' pure l'oro. Nel frattempo prepariamo un doppio concentrato e qualche bicchiere di acqua. Allora, abbiamo messo il concentrato. Adesso mettiamo un altro po' di acqua fino a coprire quasi tutti i pezzi di seppia, così. Prendiamo il nero che abbiamo levato e glielo mettiamo dentro. Questo che rimane qua, un po' di acqua. Il tempo che mescoliamo, nerissimo, si è asciugata. Qui abbiamo, voi non sentite l'odore ma lui lo sente. Guarda, fra un po' è quasi pronto. Pasta fatta e ora buon appetito.